Allora, la sfoglia. Fai un mucchio di farina, poi fai un buco, ci rompe le uova e poi con la forchetta cerchi di raccogliere la farina così, e la sbattendo le uova. Una volta fatto questo, comincia a impastare con le mani e poi fai una specie di pallinato perché è messo insieme per le farine. Poi con il cilindro poi già si scanala, ma è dura. Che ci fai con questo? Cosa ci fai con questo? Non lo so. Ma che cavolo, fa una cosa senza sapere che ci fa. Fare la sfoglia sottile sottile, poi la raddoppi e tagli le tagliatelle. Oh. Pomodori e carne trita. Ah, ok, quindi ragù? Non mangiamo. E questa è una farina che non c'è cosa. Mangerà bene. Mangiare benissimo. No, no, non la devi dividere con le dita. Col palmo della mano la devi fare una tortina, come una palla deve venire. Bisogna pulire il tavolo. Ora lascia andare. Aspetta. Fare, mettila su, arrotola, tirala. Vedi? Sì, che non guarda. Ok, però ci mettiamo un po' d'acqua per impastarla. Si lavora meglio, eh? È esattamente lì. No, così, no. Questa è la chiusa, va. Oh, oh! Ci siamo. Vedi, dai. Ma che legge. Ma sì, qualcosa viene, dai. Mi fa qualcosa spesso. Mangia tutto sto pane, Mario, mangia. Ma perché tutto sto pane? Lo calma con la farina a me. Ah, sta bene. Facciamolo, tagliamolo senza rotolarlo. No, facciamo senza rotolare. Sarà meglio che andiamo. Lo tagliamo così senza rotolare. Andiamo al ristorante. Così senza rotolarlo, così non rischiamo di romperlo, no? Bravissimo. Prendi una scudella. Che c'è? Ora poi si asciuga, si cosa meglio. Si attacca più. Allora, per fare i tagli dritti ci vuole che il battito sia perfetto. Il battito di cosa? Il cuore. Ah sì? Il polso. Se no la cosa non va dritta. Una volta ho detto un cacciatore, un grande cacciatore, non capiva quando doveva sparare. Deve tirare le spine e sta fermo. Ma cosa? Se gli uccelli volano? No, volano sì, perché lì non c'entri. Ma sa che anche artisti, per esempio quel falegname che è Gio Massa, è bravissimo, ha fatto una porta stile inglese, ma di lusso. Le cose più semplici non le capisco. Che punto siamo? Guardi un po' che punto siamo, Dilia. Guarda quanta pasta. Lo vede nel piatto? Si mangerà stasera o domani? Oggi è pranzo, tra poco. La Dilia era brava, la gente. Oh, ma 10-15 minuti faceva la sfoglia. Mi mancano le tue tagliatelle, Tidio. Veramente? Sì, queste qui non so che roba sarà. Bene, guarda che bel piatto. Appannato! Si muore di malnutrimento. Certo. Ci vuole anche. Vai a sedere per maggio. Tanto.